È a Folsom con lui, però si è fermata un attimo in albergo. Sentiamo cosa si sono detti. O cosa pensiamo che si siano detti in questa telefonata che forse è avvenuta, ma come spesso accade nelle Vinyl Nights, forse no. June, non mi sono mai sentito così vivo. Queste persone mi capiranno. Ci capiranno. Ci stiamo prendendo un bel rischio, Johnny. Cerchiamo di non mandare tutto all'aria. I ragazzi sono pronti. Ma che ne so io? Loro sono con te lì, a Folsom. Ascolta, Johnny, il direttore del carcere è convinto che ci daremo dentro con lo spiritual. Te lo immagini la faccia che farà quando scoprirà la scaletta? Poche ore dopo, Johnny sale sul palco. Suda freddo, ma non è terrore. È adrenalina. Eccitazione. Farebbe l'artista solo per vivere momenti come questo. Attorno a sé esplode l'ovazione dei detenuti. Non ha un briciolo di paura in corpo. Davvero? Neanche un po'? Diciamo neanche un po'. Ma solo tanta energia. Ai detenuti non canta solo storie di sofferenza. Vuole anche farli divertire, dai! È pur sempre un concerto, è un live! Signori, non sono mai stato in un carcere di massima sicurezza come voi. Pensavo di averle viste tutte, ma mi sono dovuto ricredere. L'odore di cesso di Folsom a El Paso se lo sognano! Ed è proprio con queste parole che Johnny Cash si regala al pubblico in tutte le sue facce. Il drogato, l'ex galeotto, l'uomo, l'artista. Su quel palco non c'è più solo l'artista, ma un essere umano. E poi ci sono la musica, le canzoni. E poi ci sono la musica, le canzoni. Ce n'è una in particolare che The Man in Black ha scritto più di 10 anni prima. Un brano eccitante, tra gli altri, che racconta una storia dura. Dice: ho sparato un uomo a Reno solo per vederlo morire. Si chiama Folsom Prison Blues. È uno dei tanti pezzi che ci fanno capire come Johnny Cash ha letto la sua vita. Amara, molto amara, ma con ironia. Ladies and gentlemen, questa Vinyl Night finisce qui. Io sono Memphis e oggi vi ho raccontato la vita che scorre sui solchi di un vinile. Ed è stato un vinile che scotta, come spesso accade qui, at Folsom Prison di Johnny Cash. Domani ci sarà un altro grande capolavoro. Grazie, thank you very much a Nero, a.k.a. Giacomo Zito, che ha ideato il format insieme a me. Grazie a Matteo Iezzone, sound designer, Francesco Campeotto, sound engineer, Giuseppe Paternò di Raddusa, che ha collaborato a scrivere gli episodi e che veglia sempre su di noi. Un saluto a Ilaria Villani, la producer del programma, e ovviamente alla nostra Wiki Lady Adele Pellegatta. Thank you very much. Fate scorrere la vita, mi raccomando, sui solchi del vostro disco preferito. E voi, gente, che amate ascoltare, che amate gliascoltabili.it, la Vinyl Nights e tutto quello che c'è all'interno di questa piattaforma incredibile, andate su Spreaker. Fate un salto su Spotify, su iTunes, mettete 5 stelle, un like, un bel commento. Abbiamo bisogno di voi e vi promettiamo in cambio tante nuove avventure pazzesche. Ciao da Memphis!